La storia siamo noi, nessuno si senta offeso. Siamo noi questo prato di aghi sotto il cielo. La storia siamo noi, attenzione, nessuno si senta escluso. La storia siamo noi. La storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano. Allora, l'obiettivo della serata non è quello di illustrare delle belle immagini, per essere chiaro subito questo. L'obiettivo della serata è quello di fare un excursus sulla nostra chiesa, sulla nostra storia, in previsione di quello che faremo e vedremo sul campo, che è sempre meglio di tutte le fotografie, sabato. E quindi partiamo e cerchiamo di scoprire un po' la storia di questa nostra chiesa, un po' come si fa a scuola. Io cito sempre, rispetto all'insegnamento, una frase di Walter Tobagi, giornalista ucciso dalle Brigate Rosse, cambiando il termine giornalista con insegnante, che è duro mestiere fare l'insegnante, però è sempre meglio che lavorare. E quindi saranno informazioni che poi saranno, appunto, come dicevo prima, completate con la vista sul campo. Qui dentro sicuramente ci sono persone che sanno più cose, che so io, perché così dappertutto. E questa scuola la chiamano ricercazione, quindi questo qui è un tassello. Più avanti, diciamo, qualcun altro aggiungerà qualcosa o toglierà qualcosa, diciamo, da questo lavoro. Quelle riflessioni che magari hanno un po' tutti quando si va in chiesa, di solito si va in chiesa per altri motivi, però magari la mente vaga un po' da una parte all'altra. Allora, vedete qui la chiesa parrocchiale di Rivolta, questa qui è una fotografia aerea in un giorno di mercato, ecco, che è proprio al centro, come dicono un po' tutte le guide, delle vie principali del paese, di fronte alla chiesa, diciamo, di Santa Maria, costruita sul finire del secolo XI. Non esistono una data condivisa dagli studiosi, né epigrafi commemorative, né documenti che attestino l'inizio dei lavori. In una bolla che reca la firma di Papa Lucio II e della quale nell'archivio parrocchiale è conservata una copia manoscritta datata 13 aprile 1144 e diretta al parroco Alberto Quadrelli, si legge che sono confermati dalla Chiesa di Rivolta i privilegi concessi dagli abitanti dei predecessori a partire dal Papa Urbano II. Quest'ultimo morì nel 1099, quindi, facendo un po' i conti, va bene, ecco, è prima, meno l'inizio, poi non è che l'hanno fatto un anno solo, anche se una volta magari dicono che l'avranno più di oggi, però va bene, l'inizio, diciamo, è di quel periodo. Secondo la studiosa McKinney, che ha studiato i nostri capitelli, è probabile che Papa Urbano II, durante il suo viaggio in Francia nel 1095-96, si fosse fermato a consacrare la chiesa di Rivolta, come aveva fatto per Sant'Ambrogio a Como. Afferma poi, e qui proprio c'è il documento, che nel 1150 la basilica risultava essere completa e funzionante, dal momento che in quell'anno, in un documento, si legge che il signore di Arzago fecero un accordo formale a Ripalta ante Ecclesia di San Sigismondo, e ante non c'entra niente a dire prima, per chi non lo sapesse, in rapporto a una causa pendente davanti al Consiglio di Milano. Credo che tutti i presenti conoscono Sant'Alberto, morto, diciamo, vescovo di Lodi, nato Rivolta, e poi la Madonna Assunta. Invece San Sigismondo, al quale è dedicata la chiesa, a Cremona c'è una bellissima chiesa nella zona dell'ospedale affrescata da Antonio Canti, e attualmente sede di una comunità di suore di clausura domenicane provenienti da Fontanellato, era re dei Burgundi. Governo dei Burgundi è un territorio della Francia. Governava il territorio intorno a Ginevra, si convertì al cristianesimo che nel VI secolo, temendo che suo figlio congiurasse contro di lui, lo fece uccidere. Dato santo. Allora, subito dopo si pentì, si ritirò nel monastero
in Svizzera, che lui stesso aveva fondato. Venne catturato dai franchi che volevano conquistare la Borgogna e buttato in un pozzo, per questo lo si venera come martire. Adesso, nel corso dei secoli, la Chiesa ha subito diversi rimaneggiamenti. Ecco, un esempio, nel 1793, per chi studia storia, siamo nell'anno della Rivoluzione Francese, 21 gennaio veniva ghigliottinato Luigi XVI. Ma qui da noi la gente pensava ad altro, succedeva anche così, non c'erano i collegamenti che ci sono oggi. La fabbriceria, la quale spettava l'amministrazione del patrimonio della Chiesa, scriveva al Regio Magistrato per Lombardia, territorio austriaco. Io, da quando ho fatto un po' di ricerche, sempre con il professor Caldi, anche per merito, soprattutto per merito suo, ho cominciato a voler bene gli austriaci, perché quando si fa il risorgimento gli austriaci sono radeschi, invece ho cominciato a voler bene gli italiani, però anche gli austriaci. Allora pensate cosa si diceva loro. La chiesa parrocchiale di Rivolta Gerra d'Adda, che in tutte le sue parti si distingue per l'antichissima di lei costruzione, ha in diversi tempi meritata in allora la necessità di alcuni adattamenti, nell'esecuzione dei quali si è anche preteso di condecorarla con stucchi di cattivo gusto e di nessuna consistenza, parte dei quali, a pezzi, sono già caduti e ora minacciano di rovesciare il tutto. 1793. Aggiunge, tanti altri disordini conseguenti al non indifferente vestuità del fabbricato rendono quel tempio un luogo più di orrore, chiesa, che di venerazione. Priva di luce ed aria dalla soverchia picciolezza delle proprie finestre che vi sono e di altra parte ingombrata da sproporzionati pilastri disuguali, uno all'altro, non vi si respira, pensate, mica un ambiente assai cattivo e pernicioso. Ogni convento, cioè, non ti andare avanti, penso che uno leggendo queste cose capisce in che condizioni. Poi vedremo delle vecchie fotografie molto belle che ho trovato recentemente, cioè che mi hanno consegnato recentemente, si vede com'era la situazione della chiesa. Ecco, nell'archivio parrocchiale, nella cartella 46, c'è un testo del 1852, a firma di Monsignor Luigi Bertelli, in cui si dice che la parrocchia volse edificata, pensate, nel IV secolo, quindi torna indietro di 600 anni. Essa è di buona architettura longobarda, buoni affreschi, una vecchia torre, possiede un bel quadro del Luino, Santa Caterina. Dice poi che sull'abside del coro sono affrescate l'Assunta di Bernardino Campi. Questo qui è un mio pallino da sempre, vedere un po' cosa c'è dietro l'abside maggiore. Dipinti del Matteo di San Sigismondo di ignoto autore. Poi 8 bellissime medaglie a fresco, poi vedremo, ornano la parte superiore della chiesa. Allora, non sappiamo che la basilica è stata costruita, sappiamo bene, a spese dei rivoltani. Viene riportata nel 1903 allo splendore antico che vedremo da Monsignor Desirelli, sul progetto dell'architetto Cesare Nava, il quale, ecco, ha scritto una prima relazione, come si chiama, sull'eco del restauro. E poi questi lavori sono stati ripresi da Rivolta, da Biscaro, poi più vicino a noi, ecco, io ho trovato sulla vecchia voce di Sant'Alberto, dalla quale provengono alcune delle immagini di oggi, la storia della nostra chiesa del maestro Kruzer, che penso i rivoltani ricordano. E poi, sempre chiaramente, dal professor Calvi, e poi anch'io ho ripreso, diciamo, alcuni testi. Comunque, il 5 agosto 1942, eravamo in guerra, durante i lavori per la nuova sacrestia, che portava all'illuminazione delle cappelle che poi vedremo, la Commissione d'Arte di Cremona approvava il progetto inviato dal parroco Monsignor Stefano Renzi per l'abbattimento delle 4 cappelle laterali e chiuse le loro aperture, si restituì continuità alle pareti laterali della basilica. Questo qui è un po', diciamo, l'escursus, ecco, gli ultimi interventi, tranne poi le diverse ripuliture, gli interventi dell'88 con il Monsignor Cattaneo, va bene un po' la storia, diciamo, di quello che sto fatto. Vediamo adesso un attimo
i personaggi. Il primo è un signor, come dice la scheda di sotto, Agostino Girelli, parroco di Rivolta dal 98 al 1912, poi diventerà parroco con signor Renzi fino al 1956. Diventò poi il parroco di Sant'Agata Cremona. Se uno va a Sant'Agata Cremona che, e vede l'elenco, diciamo, di parroci, c'è anche un signor Agostino Girelli. E nel 1907 è stato tra i fondatori della Cassa Rurale, sulla costa della Rerum Novarum, diversi parroci della nostra zona, anche come si chiama Treviglio, ecco, lui è stato proprio uno dei fondatori. Ecco, questo invece è Cesare Nava. Ecco, facendo questo lavoro, io quando comincio poi, Emiliano lo sa, ogni giorno c'era un aggiunto da fare, anche stasera, cioè veramente uno non riesce a fermarsi, tante sono le informazioni, tante sono le cose che poi uno riesce a scoprire, se uno si appassiona veramente, diciamo, a queste cose. Allora, Cesare Nava, Milano 7 ottobre 1861, muore nel 33, un geniale architetto, ne ha fatto tutti i colori, presidente un po' dappertutto, Banco Ambrosiano, Fiera di Milano, Fabbrica del Duomo di Milano, è stato anche eletto, diciamo, deputato nelle file del Partito Popolare con il governo Minti nel 19. Quando c'è stato il fascismo, ha cambiato bandiera, come molti altri, che poi è cambiato ancora dopo, allora viene nominato senatore del Regno nel 21, e è stato anche ministro dell'economia nazionale del governo Mussolini. Ecco, ha fatto, io qui ho un elenco di cose che l'ha fatto in storia a Tanoiani. Comunque, per esempio, il trono della Basilica di San Lorenzo di Milano, 1894, l'ha progettato lui, quindi era un po' fissato, diciamo, per il trono. Poi la ricostruzione della chiesa di San Sepolcro, ma soprattutto io che sono andato qualche volta per la scuola, e non è che abbia ricavato molto di Banca d'Italia queste, diciamo, quest'inverno, il palazzo della Banca d'Italia di Milano in Cordusio, c'è uno balisco, il cartello, è progettato insieme a Luigi Broggi nel 1912 da Cesare Nava. Poi Giuseppe Varischi, di lui non abbiamo trovato fotografie, non è questo, non abbiamo trovato fotografie. Era uno scalpellino, un povero operaio, però la prova bene, e viene descritto di Cassano d'Adda e che è quello che poi ricostruisce gran parte dei capitelli. Persona di mente apertissima, è pensato di una foga crescente nel battere il martello e maneggiare lo scalpello, sicuro, aggiustato sempre nei suoi colpi, impressionabilissimo davanti alle bizzarrie e le forme che doveva riprodurre della pietra, preciso sino alla meticolosità dei suoi lavori. Egli riprodusse e fece rivivere in sé il vero tipo dei maestri comacini, che sono poi quelli che avevano fatto, diciamo, i capitelli intorno al 1500. Ecco, e qui anche queste immagini, non so quante gente, queste ultime immagini le ha viste, comunque sono pubblicate sulla Voce del 57, se non ricordo, 57-58, io ho avuto un regalo, le ho avute in regalo da una persona un po' di anni fa. Ecco, questo qui è Ernesto Rusta, va bene, pittore che, indicato dal Nava, va bene, scrisse di lui che si dimostrò lavoratore instancabile, qui erano tutti lavoratori, quindi non alto di statura, magro, si vede anche da lì, asciutto, e gli era tutta energia. Non potendo eseguire da solo il male lavoro, lo distribuì in parte sui giovani allievi, i cartoni però preparatori, sapete che per fare gli affreschi sono prima i cartoni, poi vengono funzionati, però queste qui mai le parleremo un'altra volta, oppure quando le parleremo sabato. Le figure impegnative più importanti le ha fatte lui. Sempre l'articolo di Cruzer del 58 dice: di buon mattino è sul ponte durando all'opera fino agli ultimi crepuscoli del giorno. 25 ore al giorno lavorando, proprio la vita poi piedi. Compiendo tale quantità di lavoro che sembra impossibile. Ciò spiega dalla sicurezza della sua mano, dalla percezione degli effetti prodotti di colori che rapidamente sono diffusi nel suo pennello. Cioè vengono fuori i lavori, metti il pennello e vengono fuori le opere. Ecco, il suo nome è legato a opere di pregio, perché anch'io quando appunto si cercano queste cose, dicevo, beh, Nava sappiamo chi era, Varischi, però Rusca, cioè io anche in questa, come si chiama,
l'escursus, diciamo, fotografico poi. Ci saranno poche immagini delle opere di Huscar, tranne quella dell'abside centrale, perché ma io, a me sinceramente non è che sia mai piaciuto. Di solito non so cosa da dire, da fare queste, perché uno dovrebbe guardare tutto, d'accordo? Però, invece, si dice qui che il suo nome è legato a opere di pregio, come la Sala delle Asse e del Consiglio al Castello Sforzesco di Milano. Quindi per aver affrescato nel Castello Sforzesco, cioè non erano da poco, chiaramente conosceva Nava e quindi ha lavorato per quello. E qui arriviamo alla prima immagine. Adesso i discorsi sono più brevi, sicuramente. Comunque la prima immagine, vedete, questa immagine qui è stata riprodotta da Carlo Moroni su un progetto, io ce l'ho lì in questa cartelletta, io ho anche quella del parafulmine 1843. Qui vedete non c'è il prono, il tetto a me piace sempre molto di più campanile così, non con l'attore come Melini Bellini, e Carlo Moroni penso che lo ricordiamo per tutti e dovremmo sempre ricordarlo, non solo per questi lavori, per la commedia, per quello che fa tutte le volte. Questa è una facciata costruita, va bene, vedete, senza il trono, si vede, diciamo, le finestre, guardate le finestre, poi le vedremo bene nella prossima fotografia. Ecco, vedete, qui si vede ancora la lancetta del vecchio orologio. Vedete qui, probabilmente è una fotografia fatta all'epoca dei restauri questa. Va bene, E vedete queste finestre. Le vedete adesso qui ingrandite, guardate qui c'erano queste tagliate, qui ci sono i capitelli autentici, qui non c'è più nessun capitello, non c'è nessun capitello, quindi quelli che ci sono adesso. Ecco, questo qui il portale di sinistra, vedete, vedete com'è adesso la porta rispetto a come era prima. Quindi ecco, il lavoro di oggi è un po' tutto questo confronto, vedete com'era prima la porta e com'è adesso, e quindi tutti questi fresi sono opera o della scuola, chiaramente, o di Varischi, va bene? Quindi non penso che abbia fatto lui tutti i capitelli, probabilmente anche un gruppo di persone che lavoravano. E qui siamo alla prima immagine, è l'unica immagine. Io so che mi pare Marco Cagna e Mauro, diciamo, hanno queste immagini autentiche. Mi pare che siano alla Biblioteca Vaticana, prima o poi quando sarò in pensione se li mando, ma io non che ci vado molto volentieri, vado a cercarle. Comunque vedete, qui c'era, qui dietro, la famosa, come si chiama, opera del Campi, non c'è più nessuno, vedete qui, non ci sono capitelli, ci sono queste finestre, e questi qui sono i fregi di valore che, di cui abbiamo citato, visto prima, però la fotografia, diciamo, in bianco e nero, quindi ecco, guardate un po', diciamo, in questa immagine qui. Ecco, vedete, non è che si vede, alla fine, qui ci sono, vedete, tutte le finestre sono chiuse, e qui ci sono dei quadri, probabilmente qui c'era il quadro di, un quadro di San Lorenzo, il martirio di San Lorenzo, però non so, non vengono citati, bisogna vedere un momentino, anche perché poi io questa qui l'ho ingrandita, l'ho sistemata per vedere cosa c'è, ma non si vede niente purtroppo. E qui vedete quello che stava succedendo durante i lavori di restauro. Guardate che scale, pezzi di legno che cadono, c'è proprio una cosa incredibile, diciamo, quello che... questo qui, vedete, questo qui è Sant'Atanasio, è la colonna, come si chiama, con le spalle all'altare, d'accordo, l'uscita a destra, e vicino al porta sacrestia, questo qui, no, diciamo, che Sant'Atanasio è il difensore della fede, vabbè, adesso lo vediamo, qui c'era, come si chiama, un confessionale, penso, questa decorazione, sono andato a vedere ancora oggi, perché non ci credevo, è diversa, va bene, da quella che c'è adesso, se vuoi andate lì, va bene, Ecco, vedete, qui scale, qui ha tirato giù tutto, ecco, vai. E qui ecco Sant'Atanasio, parlavo prima, vedete com'è adesso,
dopo il lavoro di pulitura, che è quello lì, e qui vediamo un primo intervento, ne vedremo alcuni anche dopo, ma qui c'è l'effettiva, come si chiama, documentazione. Questo qui è San Leonardo, qui c'è un signore che uccide un maiale, un cinghiale, non sappiamo, e qui vedete che hanno spaccato via tutto. Ecco, questo qui è lo stesso capitello, vedete il paragone, il confronto che ha fatto molto bene Emiliano, va bene, vedete che fa vedere come questa palma qui sia stata aggiunta dopo. Non so com'è la palma, con fantasia, magari conosceva, no, non c'entra niente. Va bene, vai. Allora, e questa qui è la pianta della basilica. Come adesso, i sei campi, la volta a botte, le due volte a crociera, le volte a crociera da questa parte, le tre absidi. Qui ci sono tutti i numeri, la lunghezza 35 metri, larghezza 9,60, vi dicendo. Ecco, questi sei campi qui, io questa cosa qui l'ho un po' di anni fa, quando c'era ancora Padre Turoldo, che abbiamo conosciuto tramite Lidia e Alberto in fondo, in una sua predica ha raccontato questa storia del 6, che erano i giorni della creazione, quindi in molte chiese medievali c'è, ovviamente tutto, diciamo, i sei campi, poi i pilastri forti, che sono questi, e i pilastri deboli. E qui una fotografia, una cartolina, vedete, della chiesa ante 1903, all'epoca dei restauri. Proprio ho fatto questa, una serie, ne vedremo due o tre. Bene, che l'altra volta, un po' di tempo fa, ce n'era una di queste in internet, volevano 36 euro di una cartolina così. Quindi ci trovano, ma non è da dire che... Va bene. Qui la chiesa alla, come si chiama, Tressapoco, intorno agli anni 50, vedete ancora il pulpito che ha il tetto qui, e poi questi tre lampadari, 1, 2, 3, adesso io le ricordo anch'io un po' questi qui. Ecco, per finanziare l'opera, e qui di restauro chiaramente ci vogliono i soldi, e hanno pensato di vendere l'oggetto più prezioso che c'era, come si chiama, in parrocchia, che è perché c'è ancora un gioco di Pezzoli, la pace. Va bene, questo qui è l'immagine della pace, attualmente in possesso, smalto del 1495. In un primo momento alla fabbriceria fanno un'offerta di 80.326 euro, poi viene venduta per 8.000 lire, quindi 100 volte più tanto. Leggendo un po' i documenti per preparare questa sera questa lezione, ho visto che hanno discusso parecchio, diciamo, su questo discorso, ma tanto però, perché tanto è vero che poi viene pagata in 4 rate, va bene, perché come si chiama, 8.000 lire corrispondono a 32.680 euro attuali, quindi 64 milioni di vecchie lire, pagate in 4 rate. È stato acquistato, appunto, e la firma, diciamo, dell'acquisto è la firma di Camillo Boito. Camillo Boito era il fratello di Arrigo, membro della scapigliatura milanese, ed è l'autore, quelli dell'Auso che vanno sempre, come si chiama, Padova, del progetto del restauro del Palazzo della Ragione Padova. Quindi, e questa, adesso vediamo due particolari. Al Po di Pezzoli, purtroppo, come si chiama quando si va in visita, so che l'Aula ha portato sì. 50 persone a vederle, si vede solo la parte, diciamo, anteriore. Quindi ci sono, vedete, la bellissima natività, poi San Bernardino, da Siena, lo vedete qui, e perso il filo, e niente. Allora, poi l'angelo dell'Annunciazione, ecco, dietro invece, vai, e sul retro, vedete, c'è questa parte qui, non si vede, io l'ho vista quando c'è stata la mostra all'Ordine, hanno fatto una mostra sulle opere, c'era questo, la fase di rivolta, e lì era messo in una teca, si poteva anche girare, e ho visto questo, diciamo, questa opera molto bella. Qui c'è, vedete, la, come si chiama,
una corretta, poi ci sono, anche perché il piedistallo l'hanno aggiunto dopo, okay? L'annunciazione, diciamo, qui ci sono un po' di... Le dimensioni di quest'opera? La dimensione è alta come 167 mm, allora 100 mm 165, 17. Larghezza millimetri 73 a dante chiuse e 94 dante aperte. È molto piccola la vista. Allora, fortunatamente, come si chiama, quelli che vogliono restaurare la chiesa non hanno venduto, non sapevano il valore di quest'opera qui, che è l'Anconi con Giovanni De Lupi, che noi conosciamo come presidente del Paladino. Ecco, questo qui è come oggi, dopo l'ultimo restauro, com'era negli anni 50, qui vedete, e vedete il confronto, Allora, l'angelo, quando l'hanno restaurata la prima volta, da qui l'hanno portato qui. Qui è scomparsa la stella cometa che c'era qui, vedete che non c'è più. Poi la Madonna aveva una corona, probabilmente non autentica, e adesso la corona non c'è più. C'erano davanti due angeli, come si chiama, questi due angeli sono scomparsi. Allora Monsignor Cattaneo ha pensato bene di togliere il Paladino. Qui c'è un particolare molto bello, cioè quando l'ho rivisto, va bene, San Giuseppe in preghiera, questi angeli che suonano, e nemmeno conoscevano il valore di quest'opera. Va bene, che anch'io ho visto tante volte l'oratorio, però non ho mai pensato di portarla via, perché dici, ma guarda che me la regalavano. Però, ecco, attribuita al matrimonio mistico di Santa Caterina, attribuita da il professor, come si chiama, Maruppi, quest'opera qui, a Camillo Procaccini. Camillo Procaccini è uno dei più importanti pittori lombardi, anche se era nato a Parma nel 1561, che lavora alla corte di Piero Visconti Borromeo, muore a Milano nel 1629, quindi è un'opera, diciamo, della fine del 1500. Ecco, adesso riprendiamo un attimo il discorso dei documenti, e qui vediamo com'era la chiesa prima, diciamo, dei restauri. Vedete, qui c'era la cappella di Santa Caterina, che in un primo momento era qui, poi era qui. Qui c'era il battistero, qui c'era il numero 2, la cappella del crocifisso, la sacrestia di Santa Caterina, e poi 4, la cappella del Rosario, e 5, la cappella di San Carlo. La cosa strana che io anche qui dico sempre, e chissà una cosa che cosa darei per avere delle fotografie, come si chiama, di queste cappelle all'interno. Se pensiamo che le hanno tolte nel 42, è possibile che nessuno, beh, che una volta quando ci si sposava magari non si facevano tutte le foto adesso, però magari qualcosa c'è in giro sicuramente, ma prima o poi magari si trovano. Qui sono quelle cappelle del Diceco Nava. Cosa fa? Quando stabilisce il progetto di restauri, non toglie tutto, d'accordo? Perché lui poteva benissimo togliere le cappelle. Allora, ma toglie, come si chiama, questa parte qui gialla, vedete, e lascia le cappelle in piccolo, queste due picche, e poi su queste due, nel 1903. E qui vedete che in questa cartolina, va bene, dell'arte, la carità, a favore dell'arte, della carità, vedete, nel 1906, fatta disegno, questo qui, in occasione, molto bella questo qui, della prima pietra dell'asilo infantile e dell'inaugurazione del programma di volta, qui si vedono ancora le due cappelle. Allora, e qui si vede com'era l'orologio, che adesso è più in alto l'orologio. Allora, qui, anche in questa fotografia del 39, bene, si vedono, vedete, ingrandite queste due cappelle. E qui com'è attualmente, va bene, vedete, libero da tutto, abbiamo fatto, diciamo, due passi, un pezzettino, vedete che le absidi invece, hanno le finestre chiuse, e qui c'è il passaggio dalla casa parrocchiale, dalla sacrestia,
e si passava direttamente, come si chiama, nel coro. Ripeteremo poi questo lavoro qui. Come vedete qui le finestre qui sono aperte. Allora, qui le tre finestre, e questa qui ancora, vedete la forma rettangolare. Vedete, la nostra chiesa è visibile, questa qui è sempre voce del Alberto, Allora, è visibile nella riproduzione la sacrestia eliminata in seguito ai lavori di restauro voluti dal compianto Monsignor Renzi. Monsignor Renzi era morto nel 1956, è arrivato poi Monsignor Francesco Rivaroli, che ha cominciato a stampare la voce di Sant'Alberto, e quindi un anno dopo quest'anno. E qui il complesso absidale come adesso. Ecco, vedete com'era? Questa qui è una delle rarissime fotografie, appunto, che ho avuto recentemente. Vedete com'era combinata la chiesa una volta? Cioè, questa qui probabilmente è dalla fine del 1800, perché la fotografia comincia intorno al 1850, qualche prima, se non so, negli esperimenti, qualcuno dice che ha inventato Leonardo, per cui. E quindi qui vedete le finestre, ma com'era combinata anche tutte queste fessure. E qui l'abside maggiore con la lucetta pensile. Questo qui è un bellissimo, mi piace molto questa fotografia qui, e ringrazio sempre l'autore, come si chiama, dell'abside con la lucetta, e che chiaramente è stata fatta secondo Nava, come si chiama, è stata aggiunta dopo. Ecco, qui è l'abside, vedete, a nord, qui c'era la casa del sagrestano, Carlo, il mitico Carlo, che si chiamava la sua campagna, era sempre un disastro. Ne sentiamo sempre tutti i colori. Tra l'altro io ho saputo dopo che è uno dei reduci di Cefalonia, che mi sarebbe piaciuto anche sapere la sua storia. Comunque, questa qui fa parte della fotografia che dicevo prima, e vedete l'abside minore, guardate questa finestra chiusa, vedete qui il comignolo della casa del sacrestano. E qui vedete, per tenere la spinta delle volte, abbiamo fatto questi contrafforti. Vedete, qui si vedono i segni quando dei vari restauri, i ritocchi che hanno fatto. E qui, questa qui, sempre, guardate questo dove finiva il canale. Qui quando piaceva tanto il campanello, cioè, praticamente questa è questo lucernario che c'era qui, come si chiama, c'era il battistero. Allora facciamo un girativo e qui arriviamo davanti al trono. Ecco, il trono costruito nel 1906, professor Candi, che io ho sempre presente quando leggo, come si chiama, e faccio questi lavori, scriveva, dopo una visita, ecco, cosa hanno fatto? Nel 1905, se avete presente la vecchia fotografia della chiesa parrocchiale, quella bianco e nero, qui c'erano dei buchi, no? C'era probabilmente, allora Nava ha pensato, ma lì non hai più i soldi, però non l'hanno fatto, allora ho detto, ma facciamolo noi, e allora è arrivato un gruppo di persone, che sapevano di queste cose, tra cui anche Carlo Bertolazzi, nativo di rivolta, a vedere se in effetti era più o meno era opportuno fare questo lavoro. E il professore dice, dopo una visita di prestigiosi personaggi alla chiesa, felicemente riportata agli antichi splendori, bisognava prendere l'audace decisione di completare il sacro edificio con l'arioso trono, che ancora oggi ne ombreggia e difende l'entrata, anche se non tutti ne giustificano la legittimità sul piano artistico. Capito? Non è che artisticamente... Però, ecco, perlomeno quando piove non si intanto. Ecco, qui l'antico portale, vedete, l'antico portale, come abbiamo visto anche prima. L'ingresso laterale con San Paolo, si riconosce dalla spada, e l'ingresso laterale di
destra con San Domenico, e vedete la finestra che hanno fatto con tutti i vari rispetto, ricordate le finestre di prima rettangolare con le inferriate, eh? E lì c'erano una bella fantasia. Anche recentemente lavoro di Marco Cagna, cioè, ha messo, se uno va lì guarda bene, vede tutti i passaggi che ci sono stati. E questo è il Domenico Ceresia, Conte Domenico Ceresia, una pittura antica realizzata dal pittore Sottocollo, il ritratto probabilmente è il ritratto appunto di Paolo Ceresia, qui c'è scritto la pietà del figlio in memoria del padre, 1906. Gran parte del trono è stato pagato da Paolo Ceresia in memoria di suo padre. E qui rientriamo, passeggiando sempre lentamente, nella basilica. Vedete qui una bella fotografia, ariosa, luminosa. Qui si vede molto bene, d'accordo, la volta a botte, questa qui poi è la volta a crociera, però che vedremo dopo. L'ottagono, che è in fondo, diciamo, l'ottagono, nella simbologia cristiana, l'ottavo giorno rappresenta la trasfigurazione. Nel Nuovo Testamento, dopo il sei giorni della creazione, il settimo, che è il sabato, l'ottavo annuncia l'eternità, la risurrezione di Cristo e quella dell'uomo. Vedete qui la vera dama. E qui cominciamo ad addentrarci un attimo nell'arco. Questo qui è, secondo gli studiosi, secondo me anche, diciamo l'opera forse più bella che c'è in chiesa. Io ho avuto la fortuna di vederla proprio da vicino, ma dato che io ho una macchina fotografica di Caravaggio che è vero giù qui, allora non sono stato pronto a fotografarla. E vedete, qui c'erano delle, come si chiama, macchie di colore. La chiesa probabilmente era tutta colorata, tutte queste cose colorate, e qui dice nell'arco dell'abside, diviso in tre parti, i motivi della decorazione in pietra, bellissima descrizione di Monsignor Desirelli, trovano il loro riepilogo. Questa qui è la lettera dell'Usca, ecco, trovano il loro riepilogo, fra ornati graziosi serrati con animali di ogni tipo, draghi, centauri, agnelli, capre, boi, eccetera. Questo freso e il restauro delle sculture in origine erano colorati. Tracce di rosso, blu, verde e viola in tempi lontani facevano splendere la composizione e come hanno messo in luce i lavori effettuati all'inizio del XXI secolo da Marco Cagna. E qui adesso ci addentriamo un attimo nella scultura. Allora, sui capitelli, vedete, troviamo immagini di ogni tipo secondo la simbologia medievale, nastri, fiori, fogliame, sirene, poi da una parte splottano, si capinano, si addentrano animali, via dicendo. E quindi sui capitelli troviamo immagini di ogni tipo che ci riportano l'epoca, il Medioevo, in cui la chiesa venne costruita. Viene rappresentata la lotta tra il bene e il male, le aquile, gli agnelli, i cervi, cioè questo qui è un'interpretazione, se uno guarda dei libri che spiegano un po' le simbologie, danno questa interpretazione. Lui la toglie, che magari fa 200 anni, cambia tu, però non sarà il nostro problema, che credo. Spero. Allora, e quindi, vedete tutti i capitelli, qui ci sono dei motivi floreali, poi anche qui vedete tutti questi chiricori. Ecco, questo qui vedete questa parte con questa leone, l'aquila, l'agnello sormontato dalla croce, va bene? Poi anche qui altri motivi. Vedete, questo qui è stato scelto quando hanno fatto il canto delle pietre, 20 anni fa, io ho casa di libro, è stato scelto come da mettere in copertina, cioè questo affresco qui. Vedete una figura umana aggredita da due borse, come si chiama? Serpenti, coccodrilli, vabbè, comunque sono due animali strani. Ognuno lo interpreti come vuole. Vedete una sirena, anche questa sirena qui è aggredita. Bene. Questo che va a dire,
bellissima questa, c'è questo cervo che è aggredito da questo leone, che aveva raccontato poi queste tecniche di aggressione agli uomini del Medioevo, Varischi, non sappiamo, però magari c'erano anche dei leoni. Qui vedete un serpente a due teste, vedete la coda, però questo quello qui fa il giro e questo qui è la seconda testa. Ecco, e qui cominciamo a vedere così un po' i lavori così, che, di Varischi, che però è stato bravissimo. E qui questo ritocco, vedete questa testa più scura, prima dei lavori di ripulitura nessuno lo notava, assolutamente, si nota adesso. Lo stesso discorso vale per questo volto qui, vedete la parte originale che è questa, e la parte ricostruita, questa qui più scura, vedete, questo qui, cioè, tranne io quando ho fatto uno dei primi lavori con il professor Calvi un po' di anni fa, abbiamo avuto in mano il lavoro della Michele, quindi che andava a vedere quali sono i capitelli autentici, va bene, ma non forse lei andando vicino, ma nessuno riusciva a capire, ecco, poi dopo il lavoro di pulitura si è capito. Ecco, qui abbiamo delle aquile, e le quali aquile sono riprodotte anche all'esterno, vedete, queste qui, io quando vedo la gente che passa per pam pam comincia a fotografare queste aquile qui, dico no, andate in chiesa a fotografarle, perché queste qui non è che non sono di valore perché hanno già più di 100 anni, va bene, ma quelle autentiche diciamo sono le altre, va bene? E qui ritorniamo ancora in chiesa, vedete le due volte a crociera, l'organo, i lavori di Uscad che simboleggiano i profeti, d'accordo? Li vedremo benissimo sabato. E partiamo dal catino dell'abside minore. Cristo, vedete qui, poi qui ci sono i simboli degli evangelisti, San Giovanni Battista, d'accordo? Quindi un po'. E questa qui invece è l'abside minore, come si chiama di destra, che è a sud, e qui San Giovanni Battista, Cristo con la spada, va bene. E qui vediamo un po' gli affreschi. Anche qui vedete, lì probabilmente ci sono i segni, quando ha scoperto, cioè gli affreschi, i pilastri erano tutti coperti. Quando poi ha scoperto i pilastri, ho cominciato a martellare, e lì ci sono i segni. Questo qui è San Rocco, lo vedete qui, ecco San Rocco, non è che volevo fare botrina, però magari uno poi si ricorda, al bastone del pellegrino, vedete qua, indica sempre la piaga, va bene, il culto, diciamo, è un santo invocato nelle campagne contro le malattie del bestiame e le catastrofi naturali, il suo culto è legato in particolare al suo ruolo di protettore contro la peste, cioè tutti i paesi, Treviglio, Calvenzano, Vicine, c'è la chiesetta o c'è qualcosa di San Rocco, addirittura la chiesa di San Rocco e Calvenzano hanno battuta per costruire le scuole. Questo qui invece è San Sigismondo, bambino Gesù con un uccellino in mano, la Madonna, anche questo mi ricordo che era l'affresco più amato del professor Calvi, e come si chiama, vedete, ha portato alla luce anche questo recentemente, vedete la bellezza diciamo di questi volti, rifatto in parte, Marco Cagni mi diceva che lui ha trovato un documento intorno al 1950. E qui San Bernardino, come si chiama, Caravaggio, c'è una bellissima, se non l'avete ancora vista, a parte come si chiama il lavoro per il riscaldamento che ho messo dentro, che sono andato a vicinare, però su San Bernardino, anche a Gianniadello. E vedete San Bernardino da Siena si riconosce da questo simbolo, che lo indica sempre, probabilmente essendoci qui c'era anche sulla pace, se vi ricordate, probabilmente è venuto qui da noi a, come si chiama, a predicare un po' di anni, cioè, diciamo quando passava, diciamo da queste parti, ecco qui sempre, lo vedete,
E qui c'è Sant'Atanasio, quello che abbiamo visto prima. E questo qui invece San Cristoforo, che attraverso il fiume porta il bambino reggendosi con un bastone. Era San Cristoforo il protettore dei portuali, degli attraversamenti. Probabilmente quelle volte c'era il porto, perché non c'era il ponte, i ponti erano in legno, c'era sempre il porto. E come si chiama? Era per quello che ha rappresentato lui. Poi, questo, come si chiama? Anche questo è un Sant'Antonio Abate, che è nella contro, si conosce dal campanellino, con lo stendardo, crociato, che è nella controfacciata, di sinistra, della chiesa. San Leonardo di Limosine sono tre in chiesa, protettore dei contadini. Ogni volta hanno preso i contadini, ma anche protettore dei carcerati o delle persone che volevano essere liberate da qualcosa, e quindi anche delle donne che dovevano partorire. San Leonardo il protettore. Quindi ci sono tre figure di San Leonardo. Questo è un volto di una santa che non si riesce a identificare. Sempre Marco Cani mi ha detto che secondo lui è forse l'affresco più antico e secondo lui più bello che c'è in chiesa. Io sono fermato anche oggi a guardarlo e penso che abbia effettivamente ragione, perché la semplicità di questo volto qui, vede questa corona, questo, c'è proprio, sembra una pittura bizantina questa, no? Però è molto molto bello. E qui entriamo nell'abside maggiore. Lì c'è un santo francescano, qui è il vecchio tabernacolo con i due angeli, e qui abbiamo questo Don Vincenzo Ferreri, che vediamo poi in un particolare, con la data 1494. E qui vediamo l'ultima cena, è bellissima, penso anche per quello che io mi fermo sempre a guardarla, d'accordo, fatta nel momento in cui Gesù dice: chi metterà per primo con me la mano il piatto, quello mi servirà. Ecco, vedete qui la parte destra, questa qui la parte di sinistra, la cosa che tanti discepoli, vedete, parlano per conto loro, non si accorgono che questo qui è uno dei momenti, meno credo, più drammatici che possiamo, per tradimento, è uno dei momenti più drammatici che possono esserci. Allora, vedete, e qui vedete in particolare Giuda, va bene, che non ha l'aureola, vedete, che non ha l'aureola, d'accordo, e che Gesù lo indica. Pietro, non so, secondo me poi oggi quando lo riguardavo diceva: ma guarda che non sta dicendo a me, fa sentivo lì, non è detto proprio. E invece San Giovanni che dorme. Qui si vedono le due tecniche utilizzate per fare questo affresco. Sapete che, adesso se c'è qualche professore d'arte magari mi smentisce subito, comunque l'affresco vuol dire che il muro veniva preparato, però se veniva disegnato e veniva dipinto troppo fresco, la pittura si veniva assorbita dal cemento. Se invece non era proprio fresco, ma era passata la freschezza, cadeva, d'accordo? C'è tutta una tecnica. Qui ci sono due modi di dipingere: questo qui è la pittura a fresco, e questo qui invece, vedete, a secco, per cui si è perso la tovaglia, i piedi, vedete come anche qui non hanno colore. E poi questo qui invece, l'ho messo perché è un bellissimo particolare, dalla spina di pesce l'ho cuspicato nei Romani. Ecco, e qui vedete un po' tutti gli altri personaggi, come si chiama, San Pancrazio, San Giovanni, la Madonna col bambino, che allatta il bambino, Sant'Andrea, eccolo lì, sempre San Leonardo, che è il terzo che abbiamo visto,
quello sulla colonna all'inizio, l'altro controfacciato questo, e San Sigismondo. E poi tutto questo bel lavoro, una volta quando dovevano, non stava lì tanto a guardarmi questa porta. Questa è sempre una vecchia fotografia, la porta è questa, vedete, era qui. Entravano da lì. Dopo, come si la vedremo sabato, vedete? Questa qui non è una fotografia del Pöbel, vedete anche tutti i raccolti che hanno fatto qui, un po' di mattoni, cioè anche questa è molto bella, Questa fotografia penso che sia un documento eccezionale, di vetri, la guardavo, purtroppo ho avuto poco tempo per guardarlo, cioè i vetri che ci sono là in alto. Ecco, e qui vedete durante l'esterno dell'abside, addirittura lì c'erano dei gradini, vedete? E si entrava da questa parte. Vedete che qui hanno rifatto, vedete, era rettangolare, adesso questa qui è diventata, va bene, semicircolare, diversa da questa, diversa anche da questa. Quindi pensate quanti lavori, cioè noi abbiamo documenti fotografici, immagini, diciamo dal 1800 in poi, magari qualche disegno prima, qualche, pensate a fare una ricerca, cioè riuscire proprio per tempo ad andare a vedere un po' i lavori e i disegni che ci sono stati prima. Ecco, questo qui è com'è adesso, e qui vedete, e lì si vede, vedete la porta, vedete qui, questa qui è la porta. Si vede proprio anche qua. Vedete anche qui la spina di pesce, ma chi non era più, gli ha bisogno da quella lei. Se no, mi fa una sorpresa. E niente, ho finito. Devo dire ancora, diciamo, due cose. Ecco, tutto questo viaggio qui che abbiamo fatto un po' adesso, sperando di non aver stufato la gente, è disponibile a gratis, come dico una volta. Per chi desiderasse che lo si illustri a gruppi, associazioni, conventi e dicendo. Adesso vediamo qualche immagine un po' rilassante che ho trovato su Flickr e che gli autori Livio e Gianluca mi hanno consentito di utilizzare. A me sono piaciuti più quelle colori, perché io sono un po' allergico a bianco e nero, sono tutti, ma questa è un'altra storia. Grazie. Storia siamo noi. Siamo noi questo piatto di grano.